Buongiorno, sono Massimo Martina, chef del ristorante Il Fiorile di Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria. Oggi prepariamo il timballo di zucchine chiare e grana padano. Per comporre 4 timballi utilizziamo 200 g di grana padano riserva, 250 g di zucchine chiare, 250 g di passata di pomodoro, 3 patate novelle, farina di mais, sale, pepe, burro, uova, scalogno, olio extravergine di oliva, olio di semi per friggere, pane bianco per tramezzini. Bene, prendiamo uno scalogno, lo puliamo, lo tritiamo poi finemente e ne utilizzeremo una parte per fare il soffritto del nostro sugo di pomodoro e una parte per fare il soffritto dove faremo poi stufare patate e zucchine. Adesso prendiamo l'olio extravergine d'oliva, ne mettiamo un abbondante filo in una padella e anche nell'altra. Accendiamo una fiamma piuttosto vivace e mettiamo una parte dello scalogno nella prima padella e una parte nella seconda. Mentre lo scalogno sta soffriggendo in entrambe le padelle, noi andiamo a preparare la zucchina. Tagliamo delle fettine piuttosto sottili o comunque più sottile che riuscite con un trinciante o un normale coltello da cucina. Bene, le zucchine sono state tagliate, vale a dire le zucchine che ci serviranno per foderare il nostro stampino del timballo. Dobbiamo andare a preparare adesso le zucchine che servono invece per il ripieno. Anche in questo caso eliminiamo il fiore, prendiamo uno spelucchino e in questo caso invece le puliamo per bene eliminando la scorza. Le zucchine sono pronte, occupiamoci però del soffritto perché lo scalogno nel frattempo sta soffriggendo, dobbiamo aggiungere la passata di pomodoro. Mettiamo un pizzico di sale e lasciamo cuocere il nostro sugo di pomodoro per almeno una mezz'ora circa. Allo stesso modo prendiamo le patate, le peliamo . Terminato di pelare anche le patate, adesso dobbiamo tagliare le nostre verdure e metterle a stufare. Terminate di mondare le nostre verdure, dobbiamo semplicemente aggiungerle al nostro soffritto e farle stufare in pentola per 20 minuti, 25 minuti, questo dipende chiaramente un pochettino dalla quantità di verdure che volete stufare. Dobbiamo adesso preparare le nostre zucchine impanate e fritte che comporranno il vestito del nostro timballo. Per cui prendiamo un paio di uova, le rompiamo. Cominciamo ad omogeneizzarle, un pochettino di sale, qualche granello di pepe, poi prendiamo la farina di polenta, la mettiamo sul piatto, allarghiamo bene, prendiamo le zucchine tagliate sottili, le immergiamo
nell'uovo sbattuto, facciamo in modo che si bagnino bene da entrambi i lati. Passiamo a friggere le zucchine. Nel frattempo le verdure sono giunte a cottura, per cui possiamo spegnere la padella, anche il sugo è pronto. Procediamo a preparare il timballo. Che cosa ci manca? L'ingrediente principale, il grana padano riserva. Adagiamo ora le nostre fettine di zucchine già fritte. Mettiamo sul fondello un po' di grana padano grattugiato. Allo stesso modo prendiamo un pochettino di sugo, un po' di verdure stufate, quindi mettiamo ancora una manciata di grana padano. Siamo pronti per infornare i nostri timballi. Li mettiamo in una teglia, forno a 180 gradi per 6 o 7 minuti. Mentre aspettiamo che il timballo cuocia, prendiamo una fetta del nostro pane per tramezzini, mettiamo nella padella senza olio, senza nulla, senza alcun condimento. E trascorso il tempo di cottura, dobbiamo tirare fuori dal forno i nostri timballi. Timballi pronti e profumatissimi, andiamo a comporre il nostro piatto. Il timballo di zucchine chiare al grana padano è pronto. Buon appetito!